Questa settimana volevo tornare su un argomento che avevamo già affrontato, quello delle malattie rare. È stata approvata, io sono stato il primo firmatario, una mozione in consiglio regionale che istituisce il 31 maggio la giornata regionale dei fratelli e sorelle rare. Che cosa significa? Quando in una famiglia, vi è un paziente con una malattia rara, gli effetti ricadono sull'intera famiglia, lì dove ci sono anche fratelli e sorelle, anche sui fratelli e sorelle. Per cui è importante che ci sia una adeguata conoscenza ed attenzione su questo argomento. Peraltro è un argomento che deve essere anche affrontato a livello europeo, perché oggi la politica del farmaco investe poco sulle malattie rare, in quanto i numeri sono numeri a volte non sufficienti per far partire delle sperimentazioni, ed ecco perché è importante che vi sia un sistema europeo che favorisca anche la ricerca e le sperimentazioni in ambito di malattie rare, e questo è un impegno che noi dobbiamo richiedere fortemente all'Europa, stando vicine alle associazioni dei familiari. Infine, volevo anche darvi un appuntamento importante, spero che possiate venire, lunedì prossimo alle ore 18 in Campidoglio, alla sala della Protomoteca. Si terrà un convegno molto importante sulla sicurezza stradale, cui parteciperanno esperti, consiglieri comunali, associazioni, ed è importante la partecipazione di tutti, proprio in un momento in cui sta andando avanti anche la petizione Lazio Strade Sicure. Vi aspetto numerosi. Firma anche te la petizione Lazio Strade Sicure per fermare le stragi sulle strade. Sostieni la proposta di legge per ridurre il numero di incidenti stradali e salvare vite umane. Firma ora.